Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dall'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra, terza giornata d'andata del campionato nazionale Under 17 riservato alle società di Serie A e di Serie B. Sono sul rettangolo di gioco l'Avellino ed il Frosinone. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra di casa che schiera pone tra i pali numero 1, numero 2 Bonocore, 3 Caputo, 4 Visconti, 5 Sagna, 6 Saporito, 7 Paudice, 8 Corcione, 9 Coiro, 10 De Luca, 11 Migliaccio. In panchina siedono Musco, Gargaro, Vassapollo, Caso, Apuzzo, Farinelli, Pacilli, Falco e Garofalo. Allena il signor Dario Rocco. I ciociari del Frosinone rispondono con Falzano tra i pali numero 1, numero 2 Gazzoini, 3 Tonetto, 4 Menegat, 5 Ferrari, 6 Marchizza, 7 Veneruso, 8 Antonelli, 9 Altobello, 10 Venturini, 11 De Florio. In panchina Capogna, Esposito, Pescosolido, Ventura, Ortensi, Antonelli e Rosi. Allena il signor Luigi Marsella. La terna arbitrale è composta dai signori Cristian Robilotta, appartenente alla sezione di Sala Consilina, coadiuvato dai signori Pasquale Rosario Iazzetta di Frattamaggiore e Domenico Piscitelli di Caserta. Tutto pronto per l'inizio di questa partita, giornata soleggiata a Prato La Serra. L'Avellino nel corso di questo primo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Frosinone. Il rituale dei calciatori ciociari stretti in cerchio, percorso inverso per la formazione allenata da mister Marsella. Frosinone alla seconda partita esterna consecutiva, è andata male a Crotone 7 giorni fa, gialloblu sconfitti per 2-1, identico risultato con cui l'Avellino è uscito sconfitto dalla trasferta di Palermo, sempre 2-1. Il calcio d'inizio sarà battuto dai laziali, controlla il cronometro il direttore di gara e dà il via alle ostilità proprio in questo momento. Palla buttata in avanti, il colpo di testa di De Luca, l'alto numero 10 Venturini. Antonelli, manovra il Frosinone, allontana Sagna, Paudice, lo scatto sulla sinistra di Caputo che viene fermato, allontana Corcione, il colpo di testa di Ferrari, quello di Caputo, Gazzoini, la serie di impatti con il capo, Menegat prova a mettere ordine, colto in controtempo il calciatore dell'Avellino Corcione e De Florio ha una buona opportunità. Frosinone è subito pericoloso dopo quasi un minuto di gioco. È stato colto in controtempo Corcione dal pallone, un'incertezza che ha messo in moto De Florio, che dal versante di destra dell'area di rigore ha provato a bucare, pone vanamente. Ora deve rispondere l'Avellino ante 17. Ancora De Florio che sbaglia completamente la misura del rilancio, regalando una rimessa laterale agli avversari che hanno subito rischiato. Ancora Avellino, Buonocore sul pallone, arriva sulla sfera prima dell'avversario, vuole la profondità per Migliaccio che non può arrivare sulla sfera, rimessa laterale per il Frosinone. Si incaricherà della battuta Tonetto, casacca numero 3, di testa Buonocore ad anticipare. Occhio al movimento del numero 9 Coiro, ancora Coiro, provato a piazzarla d'interno destro. Conclusione debole, facile per Falzano bloccare quel pallone. Riparte la squadra ciociara, pericolosa dopo 50 secondi con De Florio. Anticipo di Sagna, fuori gioco di rientro segnalato all'indirizzo del numero 9 Altobello, che è il vice capitano della squadra del Frosinone. Il capitano è Gazzoini, che va a contrasto con l'avversario
proteggendo con il corpo la fuoriuscita della sfera, rimessa dal fondo. Con calma Falzano, estremo difensore classe 2001, invita i suoi compagni a guadagnare metri in campo. De Luca, il dribbling di De Luca, si è girato benissimo nella mossa degli avversari. Buonocore, affrontato da Veneruso, Buonocore direttamente all'indietro per Pone. Va al lancio Pone. Gazzoini a respingere di testa. Riparte il Frosinone con Tonetto. Ancora Tonetto, intervento in tackle di Migliaccio, rimessa laterale per i laziali. E sempre Tonetto a battere. Tonetto deve chiudere il varco d'ingresso al rettangolo di gioco rimasto aperto. Un pericolo per l'incolumità dei calciatori in campo. Menegat, accelera Menegat, palla in aria. Buonocore libera in chiusura difensiva. Ma il Frosinone resta in zona d'attacco. Terzo, sempre 0-0. Qui a Prato La Sega, Travellino e Frosinone, match valido per la terza giornata d'andata del campionato nazionale Under 17. Frosinone pericoloso con De Florio. Occhio a Tonetto, prova a crossare, guadagna un corner. Primo tiro dalla bandierina del match. Lo batte il Frosinone. Sarà Menegat ad andare dalla bandierina. De Florio gli passa il pallone. De Florio che gioca con una vistosa bendatura alla mano destra. È pronto Menegat alla battuta del tiro d'angolo. Quarto. La battuta di Menegat, palla in aria. Allontana in qualche modo Corcione. Rincorre la sfera Ferrari. Retromarcia di Ferrari. Falzano pasticcia la difesa del Frosinone ed è un gioco da ragazzi. Inzaccare il gol dell'1-0 da parte di Paudice. Quarto minuto di gioco, l'Avellino è in vantaggio con Paudice. La squadra di casa ha sfruttato al massimo la frittata combinata dai difensori di Marsella. A porta vuota ha raccolto Paudice per il gol dell'1-0. Pagata a caro prezzo la farraginosa impostazione di Ferrari. Ha ritardato troppo i tempi del retropassaggio Ferrari, mettendo in grossa difficoltà Falzano, che non è riuscito ad allontanare il pallone. Il rimpallo lo ha sfavorito, ne ha approfittato Paudice che a porta vuota ha messo dentro il gol dell'1-0. De Luca, messa laterale per l'Avellino che è passato in vantaggio. Altra rimessa in favore dei padroni di casa che hanno sbloccato il risultato con Paudice. Lungo lancio in avanti per Buonocore. Sugli ali dell'entusiasmo la formazione di casa. Coiro, conclusione murata. Il cross di De Luca, palla in aria. C'è fuori gioco però. Calcio di punizione per il Frosinone. Palla dalle parti di Veneruso. Veneruso, lo scambio ravvicinato con il compagno. La sponda di Altobello. Messa laterale per l'Avellino. Altobello che non ha trovato assistenza in Tonetto. Palla nel cerchio di centrocampo. Il colpo di testa di Antonelli. Ancora Frosinone. È un fuorigioco però Altobello, anche se Sagna è riuscito ad anticipare l'attaccante e a servire il proprio portiere. Si ripartirà da un calcio di punizione per i padroni di casa.
attende la risalita dei compagni Pone, classe 2001. Il lancio del portiere avellinese, la spizzata di un calciatore irpino, trattasi di Corcione. Ancora l'Avellino, perde palla Coiro, viene fermato Menegat. Il pressing efficace degli irpini, anche se ora c'è un errore, rimedia il numero 8 Corcione, anche se c'è la respinta dei frusinati. Palla nuovamente nella metà campo avellinese, rimessa laterale per i biancoverdi, che stanno conducendo per una rete a zero. Tonetto con la spalla ha spedito il pallone in faro laterale, rimessa con le mani, sempre a beneficio degli uomini di Dario Rocco. Altra rimessa, gioco spezzettato. Sempre Buonocore a battere, a rimettere sul sintetico. Si continua con una serie di rimesse laterali, sempre ad appannaggio dei padroni di casa, che stanno guadagnando qualche metro. Buonocore. Duro intervento su De Luca da parte di Veneruso. Piedi a martello per il numero 7 Ciociaro, calcio piazzato per la squadra irpina. Bisogna cambiare il pallone. Direttore di gara ha tastato la condizione della sfera e ha ritenuto che non fosse idoneo, che non fosse giocabile, ed ha intimato il cambio. Calcio di punizione per l'Avellino dunque sulla sfera Visconti, due gli uomini posti in barriera da Falzano, sfortunato nella corta respinta, su quel pallone si è avventato Paudice per il gol dell'1-0 con cui l'Avellino sta regolando il Frosinone, ma la partita è ancora lunga, siamo solo al decimo. Mezz'ora alla fine della prima frazione di gioco, ricordiamo che nel campionato nazionale Under 17 la singola frazione ha la durata di 40 minuti. Marchizza, numero 6 del Frosinone, omonimo del giovane difensore Scuola Roma, che gioca nella prima squadra dell'Avellino. Colpo di testa di Caputo, palla direttamente in faro laterale, può rimpostare la squadra allenata da Marsella. Altra respinta, l'apertura di gioco sulla sinistra per Tonetto, non gli riesce il passaggio in profondità una prima volta, una seconda volta sì, ma incespica il numero 10 Venturini, non è riuscito a mantenere l'equilibrio, non è riuscito ad addomesticare il pallone, consentendo la rimessa laterale agli avversari. Veneruso ancora, Veneruso nei pressi della lunetta, Veneruso viene fermato, è andato a chiudersi in un imbuto il numero 7 della squadra ospite, prova a ripartire l'Avellino, l'esterno di Migliaccio non filtra, ma c'è comunque rimessa con le mani in favore della squadra biancoverde. È sempre Buonocore il battitore. Migliaccio non controlla Paudice, allontana Ferrari. Paudice agisce sulla sinistra, Paudice non si lascia superare Antonelli, una bocca al tentativo di dribbling dell'avversario. Di testa Venturini, De Luca, Sagna, Buonocore, sbaglia il passaggio Buonocore, intervento di Menegat e stavolta il retropassaggio a beneficio di Falzano è efficace. Da questo passaggio errato è nata l'azione che ha portato al gol l'Avellino. De Luca
atterrato De Luca, ci sarà il giallo per Antonelli, primo ammonito del match. Di Ruenza ha tradito il numero 8 giallo-blu. La stessa Paudice che ora si rialza. Punizione per la formazione di casa. Potrebbe battere De Luca, anche se la distanza dalla porta difesa da Falzano appare proibitiva. Anche Corcione potrebbe tentare con il sinistro. Tredicesimo, e quel fischio dell'arbitro, parte Corcione, palla alta. Nulla di fatto su questo calcio piazzato battuto dalla Vedina. Il nostro cronometro lambisce il quarto d'ora di gioco. 1-0 per l'Avellino. Lotta Altobello, ancora Altobello che difende palla e la porta entra in aria. Altobello dal versante di sinistra prova a crossare. C'è rimessa dal fondo, tutta l'esperienza di Sagna. È pronto nuovamente Pune ad andare al rilancio. Intanto due calciatori del Frosinone stanno effettuando il riscaldamento. Potrebbe cambiare qualcosa Marsella già in questa prima frazione. Caputo per l'Avellino alla battuta del faro laterale. Sempre Caputo. Palla indirizzata a Coiro che viene anticipato, anzi l'ultimo tocco è suo. C'è rimessa laterale stavolta per il Frosinone. Con le mani Gazzuini allontana Caputo con decisione, di testa Menegat. Venturini prova ad impostare l'apertura sulla sinistra per Tonetto, ma è in vantaggio, gli soffia il pallone Migliaccio, sbaglia l'Avellino. Una serie di errori si da una parte che dall'altra. Venturini, intervento deciso di Buonocore sul pallone. Rimessa laterale per la squadra Ciociara. È pronto Tonetto. Buonocore. Lotta il numero 9 Altobello. C'è fallo ai danni dell'attaccante giallo-blu, calcio di punizione per il team di Ciociaria. Avellino e Frosinone nel corso di questa stagione si sono già incontrate a livello di settore giovanile nel campionato Primavera 2. Frosinone Corsaro per 3-2 a San Michele di Serino sull'Avellino. In attesa dello scontro in campionato tra le prime squadre. Confabulano due calciatori frusinati. I suggerimenti di Menegat al compagno, la battuta del calcio piazzato, la traiettoria arcuata, la palla che rimane aria, ora fuoriesce il placcaggio di De Florio sull'avversario, l'assegnazione del calcio di punizione genera le proteste del pubblico frusinate in tribuna. Intanto Sagna viene coinvolto in un diverbio con l'avversario. Adesso gesto distensivo tra Buonocore e De Florio, che dopo 50 secondi ha avuto l'opportunità di sbloccare lo 0-0. Il numero 11 ha fallito da buona posizione. Poi è giunto il gol dell'Avellino e il Frosinone sotto di una rete. Calcio di punizione battuto da Pune. Ancora Avellino, si lotta, a lunga distanza ci prova Paudice, palla al lato, ha provato a sorprendere dalla media distanza Falzano, la conclusione subitanea di destro,
non ha centrato lo specchio della porta. L'uscita di Pone con calma da Avellino. Siamo al 17° del primo tempo. Lupacchiotti sempre in vantaggio per 1-0 sulla squadra ospite. Sagna, il lancio in avanti del numero 5 dell'Avellino. Veneruso, fermato Veneruso, De Luca, Buonocore, Sagna in suo aiuto, di testa Ferrari, Gazzoini, l'uscita di Pone, c'era stato lo scatto di Altobello ma il pallone era irraggiungibile per l'attaccante del Frosinone. Scivola il numero 4 Visconti, poi rimedia in qualche modo, un po' in affanno l'Avellino. Sul pressing avversario, adesso Tonetto con le mani, palla per Altobello, ancora Altobello, appoggio per Tonetto, avanza Tonetto, riesce a crossare, riparte Frosinone, insiste con Venturini, Veneruso, perde palla Veneruso, non passa però Corcione che viene subito fermato nella sua corsa. Tonetto sulla sinistra, Sagna, intervento pulito, strappa applausi del centrale difensivo allenato da Dario Rocco. Ora l'Avellino che prova l'azione di rimessa, fallo di mani commesso da Marchizza. Braccio troppo staccato dal corpo, secondo il signor Robilotta. Dunque calcio di punizione per la formazione di casa. Visconti. Ancora Avellino. Palla respinta. Alimenta l'azione per i Lupacchiotti, Buonocore. Il velo di Migliaccio alla finta di corpo a tentare di disorientare Tonetto che arpiona il pallone con un ottimo intervento in chiusura. Poi sbaglia, Tonetto fa e disfa. Messa laterale in zona d'attacco per la formazione di casa. È pronto Buonocore. Palla per Visconti. Fanno sportellate Migliaccio e Tonetto. E alla fine Migliaccio porta a casa il primo calcio d'angolo in favore della sua squadra. Tutto questo dopo 20 minuti di gioco. La battuta ci sarà dal versante di destra del fronte d'attacco bianco-verde. La battuta del calcio d'angolo, palla in piena aria, respinta però, c'è Corcione che ci prova dalla distanza. Falzano fa suo il pallone. Il debole, innocuo esterno sinistro di Corcione. Palla quasi colpita con lo stinco. Rilancia Falzano. De Florio alla cieca. La finta di corpo di Altobello. Veneruso per il Frosinone che viene fermato. Va giù il numero 7 del Frosinone che resta infortunato. Si continua a giocare. Scaramucce tra i due numeri 10 di Luca e Venturini. Rimasto giù Veneruso. Numero 7 necessita dell'assistenza del massaggiatore del Frosinone. Un colpo sulle parti basse a quanto pare. Sul fondo schiena. I calciatori ne approfittano per dissetarsi. Clima mite quest'oggi a Prato la Serra. 22° minuto di gioco, sempre 1-0 per l'Avellino, decide la rete di Paudice al 4° minuto di gioco. Si rialza Veneruso. Si messa laterale per l'Avellino.
è pronto Buonocore. Palla che sarà restituita agli avversari. Rimessa laterale ora per il Frosinone. È pronto Marchizza, all'indietro per Falzano, il quale gira sulla destra per Ferrari. Ancora all'indietro, si ritorna da Falzano. Ancora Ferrari. Menegat. Saporito, con decisione, è in posizione regolare. Coiro, Coiro! Conclusione tagliata che termina al lato. Applausi per Coiro. Il palleggio e la conclusione di destro dell'attaccante biancoverde. Palla al lato non di molto. Cambia il Frosinone, fuori Ferrari, dentro il numero 13 Esposito. Avevamo intuito che qualcosa non quadrasse dal riscaldamento dei calciatori giallo-blu. Arrabbiato Ferrari, a nostro avviso si tratta di un avvicendamento tecnico. Ha visto difficoltà il numero 5, mister Marcella. Non a caso, da un suo errore in fase di disimpegno è nata l'azione con cui l'Avellino è pervenuto al gol. Non lo ha visto tranquillo il suo allenatore e ha preferito cambiarlo. De Luca, va giù De Luca, calcio di punizione per i padroni di casa, che possono respirare, che possono riportarsi in avanti. Batterà Visconti, la breve rincorsa del numero 4 biancoverde. Prende posizione anche Buonocore. Sagna preferisce rimanere nelle retrovie. Batte Visconti, palla in piena area, l'uscita di pugni di Falzano. La sfera perviene a Veneruso, che prova ad innescare ad occhi chiusi il suo compagno. Anticipo pulito di Sagna, che sta giocando un'ottima partita. Caputo accelera, ancora Caputo che insiste. La rimessa laterale del Frosinone, 25esimo, sempre 1-0 per l'Avellino. Il Frosinone ha sostituito Ferrari con Esposito. De Luca, Paudice, Bruno, lo scambio 3-2. L'uscita di Falzano fuori dall'area di rigore, la palla che però termina sul fondo. Abbiamo avuto l'impressione che Migliaccio fosse comunque in fuorigioco sullo scatto. Sagna, Veneruso prima di lui. All'indietro per Venturini, il cross di Venturini. Al volo ci prova De Florio. De Luca, l'Avellino prova ad uscire dalla tre quarti. Ci prova invece Antonelli di sinistro, palla al lato. L'incisività del Frosinone in questa azione. L'iniziativa a Ciociara si è conclusa con il tiro di Antonellis, che ha spedito al lato con Pone, che sembrava comunque sulla traiettoria. Marchizza, anticipato Sagna, il rimpallo favorisce i calciatori del Frosinone. Altobello, Veneruso, sparacchi abbondantemente al lato, destro da dimenticare per Veneruso, che si è ripreso dal colpo al fondo schiena subito in precedenza. Rimessa dal fondo, Caputo. Avanza l'Avellino, Coiro sbaglia il retropassaggio, sbaglia anche Altobello. Si riparte da Falzano.
Riecco il Frosinone, Esposito all'indietro per Falzano, Marchizza, avanza Marchizza, buono lo scambio tra calciatori ciociari, Venerusso ha provato ad innescare Tonetto sul versante di sinistra, palla troppo lunga per il numero 3 del Frosinone, altra rimessa laterale per l'Avellino. E pronto nuovamente Buonocore. Nelle vicinanze c'è Sagna ignorato. Allunga di testa il numero 11 Migliaccio. Si lotta. Il tocco di Venturini a beneficio di Menegat. Buon lavoro di Menegat. Falzano. Stavolta sceglie il rinvio lungo. Viene anticipato Saporito. Esposito. Altobello non supera Caputo, ma è sempre Frosinone in possesso palla con De Florio. Altobello sbaglia, Altobello serve un avversario, mette in moto il numero 7 Paudice, che viene contrastato in maniera irregolare dall'avversario. Altro calcio di punizione in favore della squadra di casa. Buonocore gli viene incontro Venerusso. Sagna si libera subito del pallone, il colpo di tacco di Migliaccio in una zona di campo dove non ci sono maglie biancoverdi. Sagna allontana Venturini, Venerusso ancora, dalla sinistra prova a ripartire Caputo, Paudice, ancora Paudice che rientra, passaggio in profondità per Coiro che però è in posizione irregolare. Calcio di punizione per il Frosinone. Buona comunque l'iniziativa di Paudice. Calcio di punizione per la squadra ospite. È scoccata in questo momento la mezz'ora. Avellino sempre in vantaggio per una rete a zero sul Frosinone. Il rinvio del portiere a Ciociaro. Di testa Gazzoini, il capitano della formazione ospite. Paudice lotta, sbaglia l'Avellino nell'impostazione, ne approfitta Menegat. Antonelli, smessa laterale per il Frosinone. Batterà Gazzoini, Menegat, ancora Gazzoini, all'indietro il capitano Ciociaro, per Falzano che rinvia di destro, Sagna di testa, anticipo di Tonetto, De Luca. Lancio di Visconti, di testa ancora Tonetto, Venerusso, fermato Venerusso in maniera irregolare, Venerusso stretto nella morsa, Buonocore, De Luca, calcio di punizione per il Frosinone. Voleva battere la rimessa laterale Tonetto, Marchizza per il piazzato. Palla respinta, escrico di centrocampo Esposito, subentrato a Ferrari qualche minuto fa. Sagna, Visconti, De Luca, ancora l'Avellino, Migliaccio, porta palla Migliaccio, riesce a servire con la punta del piede Buonocore, un po' lento Migliaccio nell'impostazione, era anche incespicato. Rimessa con le mani per il Frosinone, sbaglia Menegat, riparte l'Avellino con Visconti, direttore di gara ostruisce le operazioni di ripartenza. Menegat sulla sinistra, Venerusso, ancora Venerusso che accelera, si accentra Venerusso, si allunga il pallone. Per l'ennesima volta il numero 7 del Frosinone va a chiudersi un imbuto. Ora c'è Paudice che può accelerare. Paudice porta palla. Ancora Paudice. Alla fine c'è Tonetto che fa suo il pallone. Appoggio sulla sinistra per Venturini. Altobello anticipato da Sagna. Sinora impeccabile il numero 5 biancoverde. Palla scaraventata in tribuna.
rimessa laterale per la squadra ospite, sempre Tonetto, Altobello, il tocco di De Luca, altra rimessa per la squadra ospite, 32esimo, ci avviciniamo alla conclusione di questo primo tempo che è entrato nella fase conclusiva. Il cross di Veneruso, il colpo di testa debole di Altobello, inzuccata all'indietro di Altobello, non ha creato problemi a Pone, Sagna, Buonocore, ottiene il massimo Buonocore da quella situazione. Con calma Sagna va a raccogliere il pallone. Avellinesi intimati a sveltire i tempi. Il movimento di Coiro, che prova il palleggio, ancora Coiro, lotta il capitano dell'Avellino. Coiro, De Luca va giù. Punizione. Richiamo verbale da parte del signor Robilotta all'indirizzo di Venturini. Calcio di punizione per l'Avellino. Batte Buonocore. Intervento da giallo di Visconti. Infatti l'arbitro estrae immediatamente il cartellino. Primo giallo anche per la squadra avellinese. Parità nel conto delle ammonizioni. Si è rialzato fortunatamente Altobello, rimasto vittima dell'intervento scomposto dell'avversario. Calcio di punizione. È pronto a battere Marchizza. 35esimo, 5 minuti più eventuale recupero all'intervallo. Menegat. Fallo su Menegat. Batte subito il Frosinone. Ecco Tonetto. Ancora Tonetto. Dribbling su Buonocore. Trattenuto Tonetto, si continua a giocare. Ha rischiato Buonocore nella circostanza. Messa laterale per il Frosinone, Venturini. Pallone filtra. Calcio di punizione per l'Avellino. Tonetto ha colpito l'avversario che rimane dolorante. Tonetto lo ha mandato lateralmente a quel paese, ritiene il numero 3 che stia facendo la scena il calciatore biancoverde. È Buonocore che è rimasto colpito. È chiamata l'attenzione del massaggiatore biancoverde. 36esimo, ovviamente interruzione che sarà computata nei minuti di recupero. L'impatto indubbiamente c'è stato, visibile dalla tribuna. Evidentemente Tonetto ritiene che stia un po' esagerando palleggio. Intanto Pone approfitta dell'interruzione per rimanere in movimento. Viene accompagnato fuori dal rettangolo di gioco Buonocore. Avellino momentaneamente in 10. Calcio di punizione battuto da Pone. Corcione. Coiro. Lotta Coiro, viene fermato. Incorre il pallone Sagna, alle sue spalle c'è Altobello, allontana il pallone Sagna. La sfera perviene ad Altobello, vuole rientrare Buonocore, non ha l'assenso del direttore di gara. Avellino si difende con un uomo in meno. Riparte Visconti. Palla ancora per Visconti. Temporeggia Visconti. Semaforo verde per Buonocore.
autorizzato a rientrare in campo, dunque ristabilita la parità numerica. Siamo nuovamente 11 contro 11. Altobello fa sportellate con gli avversari, viene spinto regolarmente, calcio di punizione per la squadra allenata da Marsella. 38esimo, 2 minuti, più eventuale recupero alla fine di questo primo tempo che vede l'Avellino in vantaggio per una rete a zero. Decide il gol di Paudice, siglato al quarto minuto di gioco. Menegat sul pallone, assalti frusinati in questo scampolo finale di partita. Ci ha provato la botta al volo Veneruso, conclusione murata. Palla direttamente a Falzano che va al rilancio. Paudice fa su il pallone al limite dell'area. Puno Core, lancio in avanti per lo scatto di Coiro, difende palla Coiro, di tacco prova a servire Migliaccio in corsa, non si è lasciato superare Marchizza, ma ancora Coiro in possesso palla. Uscita bassa di Falzano ad anticipare Paudice, riparte il Frosinone, Marchizza, lancio di De Florio, anticipato Antonelli, rimessa laterale per il Frosinone. S'arrabbia Marsella con i suoi ragazzi, vuole tentare il tutto per tutto il tecnico del Frosinone per cercare di giungere all'intervallo in parità. Palla in piena aria, allontana De Luca dalla distanza, ci prova il Frosinone, intanto in fuorigioco Altobello. Al centro dell'area l'attaccante Ciociaro si è ritrovato al di là di tutti, è scattata la perfezione la trappola dell'offside. Il rilancio di Pone, 40esimo in questo momento, siamo già nella fase di recupero, poi ci sarà l'intervallo. Imposta la squadra del Frosinone con Menegat, Sagna buca il pallone, alle sue spalle per sua fortuna c'è Pone che ha letto bene i tempi della sortita, aveva intuito siamo difensore biancoverde e quel pallone poteva essere suo e così è stato. De Luca, avanza De Luca, palla per Coiro che prova l'aggancio di destro, davvero un peccato, non ha trovato il pallone l'attaccante biancoverde che avrebbe potuto creare seri problemi a Falzano. Ora Venturini, c'è il capovolgimento di fronte, presunto tocco di mani di Altobello, non ravvisato nemmeno dall'assistente dell'arbitro, viene fermato Veneruso, lotta Migliaccio in fuori benissimo, chiede troppo a se stesso, fermato da Menegat, lo scambio veloce dei frusinati tra Veneruso e Menegat, dalla distanza Menegat la respinta con il ginocchio da parte di Ipone. 41esimo, attacca il Frosinone a testa bassa, vuole trovare la parità prima di rientrare negli spogliatoi, ma intanto c'è rimessa laterale per l'Avellino. Con calma Buonocore, primo intervento per Pone, attento a respingere la conclusione velenosa di Menegat, il duplice fischio del signor Robilotta. Applausi per i 22, si rientra negli spogliatoi con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero, decide Paudice in gol al quarto minuto di gioco. Risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dal campo sportivo comunale di Prato la Serra, Modestino De Cicco, sta per iniziare il secondo tempo di Avellino Frosinone, partita valida per la terza giornata d'andata del campionato nazionale Under 17, girone C, riservato alle società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B. Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio per una rete a zero sul Frosinone,
grazie al gol di Paudice messo a segno al quarto minuto di gioco. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino che schiera Pone tra i pali numero 1, 2 Bonocore, 3 Caputo, 4 Visconti, 5 Sagna, 6 Saporito, 7 Paudice, 8 Corcione, 9 Coiro, 10 De Luca, 11 Migliaccio. A disposizione Musco, Gargaro, Vasapollo, Caso, Apuzzo, Farinelli, Pacilli, Falco e Garofalo. Allena Dario Rocco. Il Frosinone, Falzano tra i pali numero 1, 2 Gazzoni, 3 Tonetto, 4 Medegat. Il 5 era Ferrari, sostituito dal numero 13 Esposito, poi Marchizza, 7 Veneruso, 8 Davide Antonelli, 10 Altobello, 10 Venturini e 11 De Florio. A disposizione Capogna, Esposito, Pescosolido, Ventura, Ortensi, Luca Antonelli e Rosi. Intanto calcio d'angolo per il Frosinone, squadra allenata da Luigi Marsella. Un minuto dall'inizio del match. La battuta del corner, traiettoria balza, sfera respinta, prova il contropiede l'Avellino, anche se anticipa tutti Tonetto, Menegat, Venturini, Menegat, Sagna, buca il pallone, per sua fortuna alle sue spalle Altobello resta sorpreso dalla bucata del difensore dell'Avellino. Visconti nel lancio di Sagna. La terna è composta dai signori Robilotta di Sala Considina, assistito da Iazzetta di Frattamaggiore e Piscitelli di Caserta. Match equilibrato, ritmi discreti in campo. L'Avellino ha trovato il gol del vantaggio su un'incertezza difensiva di Ferrari, che nel servire il suo portiere all'indietro ha messo in grossa difficoltà Falzano da una brevissima mischia. Il numero 7 Paudice è riuscito ad insaccare a porta vuota dopo la corta respinta di Falzano. In chiusura di frazione Menegat ha impegnato Pone in una complicata respinta. Ad inizio di partita, buona opportunità per De Florio sullo 0-0. Poi non ci sono state ulteriori occasioni degne di nota. Gazzoini, Menegat, lancio in avanti per Veneruso, ci prova ancora Veneruso, fa la respinta, Migliaccio. La sfera non perviene a Coiro, Marchizza, non ci sono cambi tra le fila dell'Avellino, non ne ha operati altri Marsella. Lo scatto di Veneruso sull'auto di sinistra, il cross del numero 7 del Frosinone, rimbalzo del pallone in aria, c'è De Florio per il Frosinone che si gira, serve Gazzoini, tiro centrale. Applausi comunque per il Frosinone da parte dei suoi tifosi, che sono in buon numero in tribuna, vista anche la relativa vicinanza della cittadina laziale alla campagna. Il rilancio di Pone, Corcione, intercetta Menegat, Corcione, Buonocore, l'altro numero 2 Gazzoini, che è anche il capitano degli ospiti. Non riesce a controllare Paudice, è pronto Gazzoini con le mani, lunga gittata, ravvisata un'irregolarità da parte dei calciatori frusinati, dovrebbe esserci stato il tocco di mani di Altobello proprio sotto gli occhi dell'assistente di destra del signor Robilotta, altro piazzato per la formazione padrona di casa. Quando siamo giunti al quarto della ripresa, Avellino sempre in vantaggio per una rete a zero. Il rilancio di Pone, il rimbalzo favorisce De Luca, porta palla De Luca, affrontato dall'altro numero 10 Venturini, il tocco da tergo del regista di Marsella, rimessa laterale per l'Avellino.
si incaricherà della battuta a Buonocore. Migliaccio deve vedersela conto netto, rimessa laterale per il Frosinone. Migliaccio si è trascinato il pallone al di là della riga laterale. Può ripartire la formazione ospite. Menegat si lascia soffiare il pallone. Menegat, Coiro in aria, è defilato, vuole il cross, ci riesce, occhio alla girata, il palo, e Pau dice fallisce sotto misura, da posizione favorevolissima. Il palo colpito da Migliaccio, che si dispera. Se non andiamo errati, sì, è Migliaccio, calciatore sfortunato che ha colpito il palo interno. La sfera è pervenuta sui piedi di Paudice, che ha clamorosamente sparato alto da pochi passi. Avellino vicino al gol del 2-0 al sesto del primo tempo. Buon lavoro comunque di Coiro, che è riuscito a crossare in area nonostante l'opposizione di Esposito. La conclusione di Migliaccio è terminata sul palo, con Falzano fuori causa. E poi Claudice ha graziato letteralmente la squadra avversaria, fallendo il gol del 2-0. Sarebbe stata doppietta per Claudice. Peccato davvero, la formazione bianco-verde avrebbe potuto mettere in cassaforte il risultato. Si resta sull'1-0. Resta in partita il Frosinone, di conseguenza sesto. Dunque, due occasioni, sbraita ancora mister Rocco, mani nei fianchi per Marcella, il cross di Veneruso dalla sinistra, rimessa dal fondo per l'Avellino. Entrambe le squadre, dicevamo, sono reduci da sconfitte. Avellino battuto a Palermo per 2-1, è caduto con lo stesso risultato a Crotone il Frosinone. Il programma della terza giornata prevede, oltre ad Avellino Frosinone, Bari Crotone, Foggia Palermo, Napoli Perugia, Pescara Ascoli, Salernitana Benevento, Ternana Roma. Tessera Tega la squadra ospite. Da Menegatta a Tonetto tenta lo scambio con Veneruso, trama interrotta, rimessa laterale per la squadra laziale. Veneruso lotta, circondato, l'ultimo tocco è di De Luca, rimessa laterale ancora per la formazione ospite, che ha rischiato fortemente di subire la seconda rete al sesto della ripresa. Sfortunati per l'Avellino Migliaccio e Paudice. Il primo ha colpito il palo interno, il secondo da pochi passi ha incredibilmente tirato alto. Calcio di punizione per la formazione di casa, si allontana Sagna dal punto di battuta lasciando l'incompensa a Pone. La punizione è battuta dal portiere avellinese, bravo, attento a respingere il fendente di Menegatti in chiusura di primo tempo. Caputo lotta, ringhia Caputo, c'è anche Corcione che viene fuori benissimo da una situazione complicata. Coiro avrebbe fatto, a nostro avviso, avrebbe fatto meglio a servire De Luca. Riparte il Frosinone con Marchizza sull'auto di destra. Marchizza sgambettato irregolarmente da Corcione. L'occhiataccia dell'arbitro all'indirizzo del centrocampista dell'Avellino. Opportunità ora per la formazione Ciociara quando siamo al nono del secondo tempo. È pronto De Florio a battere. Si aggiusta i calzini De Florio. Ecco la battuta del numero 11, palla ancora respinta. Tonetto ruba palla, Paudice. Paudice, su di lui Marchizza, ancora Paudice, prova a dribblare l'avversario, non molla Marchizza e guadagna una rimessa laterale. Da un errore di Tonetto
è nata la ripartenza biancoverde, è riuscito a rimediare in qualche modo Marchizza, rimessa per l'Avellino, appunto Buonocore, Migliaccio prova a seminare Tonetto, palla in piena aria, allontana Menegat, brivido per il Frosinone, Sagna, il suo palleggio efficace, c'è Caputo, lo scatto vano di Paudice sul lancio in verticale del compagno, rimessa laterale per il Frosinone. La classifica del girone C vede un terzetto in testa composto da Roma, Benevento e Crotone, i quali hanno 6 punti e sono a punteggio pieno. Poi l'Ascoli, il Foggia, il Palermo, il Perugia e il Napoli con 3 punti, il Bari con 2 punti, Pescara e il Salernitana 1 punto e chiudono Frosinone, Avellino e Ternana con 0 punti. Il prossimo turno di campionato prevede Ascoli-Salernitana, Benevento-Bari, Crotone-Avellino, Frosinone-Foggia, Palermo-Napoli, Perugia-Ternana, Roma-Pescara. L'Avellino è atteso da 2 trasferte consecutive, infatti dopo il match che disputerà a Crotone la prossima settimana dovrà recarsi tra 2 settimane nella vicina Foggia. Prima di rientrare qui a Prato La Serra, e in quel caso sarà Avellino Salernitana. Palla scodellata in aria, la sfera ballonzola, ordinaria amministrazione per Pone. Il ritorno a Frosinone è previsto per domenica 28 gennaio 2018, quindi ci si rivedrà nel prossimo anno. Mancano un po' tutti il pallone, alla fine ci prova dalla distanza Davide Antonelli. Menegat allarga sulla sinistra per Venturini. De Florio, ancora De Florio, l'incursione in area del numero 11 che viene fermato, si è intestardito De Florio. Lo scatto di Migliaccio, scatta anche Coiro, Migliaccio attende rinforzi, viene messo giù, calcio di punizione per l'Avellino. Le proteste dei tifosi ciociari in tribuna che non sono d'accordo con la decisione dell'arbitro di assegnare il calcio di punizione agli avversari, li abbiamo vicino. La battuta di Visconti, palla in aria di testa, l'anticipo di Marchizza su Coiro, ci prova Migliaccio, palla altissima. Conclusione senza pretese del numero 11, molto molto più vicino al gol, al sesto, quando ha colpito il palo interno, andando vicino alla rete del 2-0. Sulla corta respinta del Legno, Paudice ha fallito clamorosamente il gol del 2-0. Menegat, ecco il Frosinone con Tonetto a grandi falcate, palla in aria, Saporito senza fronzoli in angolo. De Florio dalla bandierina, 13esimo, sta per scoccare il quarto d'ora di gioco della ripresa. L'Avellino conduce sempre per 1-0. La battuta di De Florio, la respinta ancora in corner, in tuffo di testa di Corcione, altra opportunità per il Frosinone. È sempre De Florio dalla bandierina, movimento in aria, 2 gli uomini rimasti nelle retrovie per il Frosinone, raccoglie il pallone uno di loro, Menegat, indietro Menegat, non vuole correre rischi sul pressing degli avversari, Falzano, la palla assume una strana traiettoria. Veneruso, palla ricacciata nella metà campo del Frosinone, di testa Marchizza, è tempestivo nel servire il suo portiere sulla minaccia portata da Coiro. Gazzoini, lo scambio ravvicinato con il compagno, lo scatto di Altobello che è a tu per tu con Pone. Altobello fallisce clamorosamente
il gol dell'1-1. Attaccante giallo-blu, aggraziato, letteralmente pone, ha mirato l'angolino più lontano al tobello, non è stato preciso, la palla è terminata al lato, l'occasione più nitida costruita dal Frosinone sinora. L'Avellino ha rischiato il gol dell'1-1. Calcio di punizione ora per l'Avellino. Richiamo verbale per un calciatore del Frosinone. Dovrebbe trattarsi di Menegat. Il lancio di Saporito. Palla in aria, rincorre la sfera a Tonetto. Non riesce nell'impatto De Luca. Ecco al tobello che deve farsi perdonare la clamorosa occasione sciupata un minuto fa. De Florio crossa, Veneruso impatta di testa, palla che rimane lì, area liberata, può ripartire Paudice per l'Avellino, prova a mettersi in moto il numero 7 biancoverde che viene fermato da Menegat, gli ha sbarrato la strada, temporeggia Paudice, deve risalire l'Avellino. Caputo con le mani all'indietro per Saporito, impaurito dal pressing di Altobello. Marchizza. De Luca prova a minacciarlo. Buonocore in faro laterale. Tonetto. Venturini sbaglia. Il direttore di gara concede la regola del vantaggio. Gazzoini. È comunque dolorante un calciatore del Frosinone. Continua a giocare Veneruso. Ancora Veneruso. All'indietro per Davide Antonelli. Il cross del numero 8 del Frosinone. Menegat dalla distanza. E palla che sorvola di poco la traversa. Tiro interessante di Menegat che si è coordinato e di sinistro ha lasciato partire un fendente che è terminato non di molto sopra la traversa. Invio di pone, di testa la colpisce in un primo momento Paudice, il dribbling di Gazzoni elegante sull'avversario. Menegat allunga sulla sinistra per Tonetto, inesauribile. Tonetto si ferma, rimessa laterale per i suoi. De Florio, lo scambio con Tonetto. Altra rimessa per il Frosinone, ci ha messo il piede Migliaccio. Tonetto è indeciso sul da farsi. Palla per il numero 10 Venturini, che riesce a crossare, la presa di Pone. Il direttore di gara, a nostro avviso, ha ravvisato una spinta sul portiere. È stato concesso il calcio di punizione all'Avellino. Batte Pone. Di testa Venturini, che quasi si ostacola con il compagno. Ma l'Avellino riparte con Paudice, che ha un po' di campo. Si allarga sulla sinistra il numero 7 Paudice. Scivola Davide Antonelli. Paudice, ancora Paudice in aria. Il raso terra sul primo palo, la presa in due tempi di Falzano. Si distrae Venturini, ne approfitta De Luca. Non si è avveduto dell'assist del proprio portiere, il numero 10 del Frosinone, che commette anche fallo sull'altro numero 10 De Luca. Leggerezza del classe 2001 che viene rimproverato anche dal suo allenatore, l'imperativo di svegliarsi per lui. Calcio di punizione per l'Avellino, siamo al 20esimo, siamo a metà secondo tempo.
va a dare manforte in aria anche Veneruso ai suoi. La battuta del calcio di punizione svetta Davide Antonelli. Occhio alla corsa di Altobello, siamo in superiorità numerica, ci mette una pezza a Sagna che favorisce l'intervento di Pone, che commette un'ingenuità. Sciocchezza di Pone, che ha letteralmente regalato un calcio di punizione in aria agli avversari. Calo di concentrazione del portiere biancoverde, l'unico a non avvedersi che Sagna lo aveva servito con il destro, non poteva a mo' di regolamento bloccare il pallone con la mano, e così il Frosinone può giovarsi di un'interessante opportunità. È molto probabile che ci sia una violenta battuta a rete, batterà Venturini, 21esimo. Leggerezza di Pone, quasi tutto l'Avellino a copertura dello specchio della porta. Osserviamo cosa escogiteranno quelli del Frosinone per cercare di bucare la formazione avversaria e riportarsi in parità. Passaggio per il sinistro di Menegatto, per Veneruso un'altra soluzione, si avvicina anche De Florio. Parte Menegatto, il pallone non filtra, la traversa colpita da Esposito. Lascia correre il direttore di gara sull'atterramento e viene ammonito per proteste un calciatore del Frosinone. Morito per proteste il numero 11 De Florio, aveva reclamato un calcio di rigore la squadra ciociara, si è salvato l'Avellino nel Bailam, nella mischia furibonda in aria. Esposito ha colpito la traversa, messa laterale per il la Frosinone. Attenzione, perché il direttore di gara si è recato dall'assistente, potrebbe esserci un provvedimento disciplinare. No, lascia correre Robilotta. Occhio all'incursione in aria di Venturini. Pressione ora del Frosinone, Avellino in affanno. L'arbitro si reca nei pressi della panchina biancoverde, va a colloquiare con Dario Rocco. Calcio d'angolo per il Frosinone, 23esimo. Avellino stringe i denti, prova ad aumentare la pressione la formazione di Marsella. Ecco la battuta del corner da parte di De Florio, palla che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessun calciatore impattasse la sfera. Rimessa laterale in zona d'attacco sempre per la squadra ospite, che ora sta mettendo alle corde gli avversari. Tutto è nato da quel calcio di punizione regalato da Pone agli avversari. Il portiere biancoverde ha bloccato il pallone con le mani, non poteva, si coordina Veneruso, blocca Pone, si è accartocciato il portiere biancoverde su quel pallone. Pericolo scampato anche stavolta, 24esimo del secondo tempo. Avellino difende la rete di vantaggio. Pone a rilancio, palla verso Coilo, lotta Caputo su Veneruso. Veneruso strattona l'avversario, calcio di punizione per l'Avellino, che può respirare, che può arrestare la pressione ciociara. Batte Visconti, anzi si allontana Visconti. Saporito con il sinistro, lo spiovente in area di rigore, la presa di Falzano. Appoggio corto per Marchizza,
molto netto. Intercetta De Luca per l'Avellino. Avanza De Luca. Rimedia Tonetto al suo errore. Riparte il Frosinone. Peccato. Passaggio troppo prevedibile di De Luca all'indirizzo del compagno. Davide Antonelli. Veneruso. Prova a rientrare Veneruso. Fermato da Corcione. Anche un po' stanco Veneruso. Messa con le mani per il Frosinone. Menegat. Coiro. S'allunga il pallone e in qualche modo riesce a creare qualche grattacapo alla difesa del Frosinone, innescando la corsa di Migliaccio. Intervento rude del numero 7 Veneruso ai danni di Caputo. Comincia anche ad affiorare la stanchezza tra i contendenti. Signor Ravelino non ha fatto inusuale sinora, non ha ancora operato cambi quando siamo al 26esimo del secondo tempo. Di solito nel corso di tutti i secondi tempi si assiste ai valzer delle sostituzioni. Caputo, cross basso in aria, facile preda dei calciatori del Frosinone. Ecco De Florio, l'allungo per Venturini che supera di gran slancio Buonocore, ma finisce col trascinarsi il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale per l'Avellino. Lo stesso Buonocore ad andare alla battuta proprio nei pressi, proprio sotto gli occhi del suo allenatore. Riprende il Frosinone con Menegat. Saporito allontana senza mezzi termini il pallone. Stile oratoriale. Gazzoini, il capitano del Frosinone, appoggia corto per Esposito che ha colpito la traversa sul calcio di punizione battuto in aria. Frosinone che nel corso di questa ripresa ha avuto due nitide palle gol per prevenire al pari. C'è da dire che l'Avellino ha fallito la rete del 2-0 con Migliaccio e Paudice. Ecco Paudice in azione. Ancora Paudice. Difende palla sull'attacco di Menegat. Ancora Paudice. Lo scambio con Migliaccio. Il cross dalla destra che non parte. Ci ha messo il corpo Menegat. Rimessa laterale per l'Avellino. 28esimo. Ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa. Con tutta la calma di questo mondo, Buonocore va a raccogliere il pallone. Ovviamente la squadra di casa, forte del vantaggio, ha tutto l'interesse a lasciar trascorrere del tempo. Migliaccio ha il problema di girarsi, viene fermato Migliaccio, lotta però, ha commesso fallo l'11 dell'Avellino. Calcio di punizione per il Frosinone. Battuta di Marchizza. Rincorre il pallone Veneruso. Rimessa laterale comunque per il Frosinone. Un altro cambio per la squadra ciociara. Uscirà Veneruso, se non andiamo errati. Abbiamo visto un 7. Intanto dentro il numero 15 Ventura. Sì, infatti è Veneruso. Avevamo detto in corso di telecronaca che Veneruso aveva speso tantissimo, sembrava stanchissimo, infatti è stato avvicendato con Ventura. Palla in area di rigore, attenzione, prova a coordinarsi Davide Antonelli che svirgola totalmente il pallone. Adesso si profila un cambio anche per l'Avellino. Sta per arrivare il turno del numero 13 Gargaro. Rimessa laterale per la formazione di casa, sempre Buonocore a battere. Menegata dalla distanza, non impensierisce e pone. Si appresta al rinvio il portiere biancoverde.
è scoccata la mezz'ora proprio in questo momento. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita. Rimessa laterale per la squadra dell'Avellino. Caputo. Paudice. Rimessa ancora per la squadra di casa. Sempre Caputo alla battuta. Lotta Coilo. Prova a difendere il pallone. Rimessa laterale stavolta per il Frosinone. Gazzoini. All'indietro per Esposito. Sale Marchizza. Per un attimo aveva intercettato Migliaccio. Ci ha pensato Venturini a sbrogliare la matassa. Ancora Venturini. De Florio colto in contropiede che però torna sul pallone. Va giù. Intervento sul pallone. Nessuno protesta. Ora Coilo. Il velo di De Luca a beneficio di Migliaccio. Poteva far meglio Migliaccio. Venturini. Lancio verso Ventura. Palla fuori dalla portata del numero 15 del Frosinone. Rimessa con le mani sempre in favore della squadra di casa, che si appresta ad operare la prima sostituzione. Fuori Buonocore, si continua a giocare, il direttore di gara non si è avveduto della richiesta biancoverde. Il gioco interrotto, può avvenire il cambio. Fuori Buonocore, maglia numero 2. Dentro, come dicevamo, Gargaro. Leggermente claudicante Buonocore, quale si appresta ad abbandonare il rettangolo di gioco. Dentro Gargaro per questi ultimi 8 minuti di partita più recupero. Rimessa laterale per il Frosinone. Palla che sarà restituita agli avversari. Rimessa in zona difensiva per l'Avellino. Il Frosinone porta il pressing per mettere in difficoltà gli avversari, per evitare la ripartenza dell'Avellino, che però potrebbe avvenire con Coilo. Alla buona di Coilo, gioco di prestigio del numero 9 dell'Avellino, che ha nascosto il pallone agli avversari. Migliaccio difende palla, entra in aria, scocca la conclusione di sinistro, conclusione deviata. Calcio d'angolo per l'Avellino. 33esimo. Lo sgusciante Migliaccio ha creato pericolo in area laziale. C'è calcio d'angolo per la formazione biancoverde. Battuta del corner, palla sul secondo palo. In tre non trovano il pallone. Alla fine allontana, ci pare, Venturini. Sagna col ginocchio, serve Pone. Indietreggia Pone. Vuole lo spazio per calciare. Il tocco è di ginocchio. Stavolta Pone può bloccare il pallone con le mani. Differenza dalla circostanza precedente. Il rilancio del portiere avellinese. Esposito protegge l'uscita di Falzano. Menegat gli si fa incontro. Corcione, pallone filtra ancora Frosinone, sempre Menegat. Corcione ancora al disturbo. Marchizza, dribblato Corcione, ancora Marchizza, lancio in aria, palla su Pone. Con calma il portiere dell'Avellino sceglie il rinvio lungo. 35esimo, 5 minuti all'80esimo.
Menegat, si riparte da Falzano, Esposito, si ferma Esposito, intercetta di testa Paudice in maniera ottimale, alla fine c'è rimessa laterale per l'Avellino. Altra sostituzione richiamata l'attenzione dell'arbitro, è sempre l'Avellino ad operare il cambio, esce Visconti, maglia numero 4. Ecco la segnalazione del calciatore subentrante, il numero 16 Apuzzo, dentro Apuzzo, fuori Visconti. Intanto c'è rimessa laterale per l'Avellino. 4 minuti all'ottantesimo. Resiste l'1-0 siglato da Paudice nel corso del primo tempo. Al quarto minuto di gioco. Corcione, contratto. Rimessa laterale per l'Avellino. C'è Caputo. L'ultimo tocco è stato di Ventura del Frosinone. Sbaglia l'Avellino nell'impostazione. Coilo difende palla, Coilo vuole girarsi, prova la conclusione di destro, Marchizza, deve impegnarsi Falzano per evitare il corner in favore degli avversari, da Falzano allo stesso Marchizza, lancio in profondità per Venturini, impreciso, rimessa per l'Avellino che può beneficiare di altri secondi che scorrono. Tonetto ha subito fallo, calcio di punizione per il Frosinone. Batte Venturini. Palla per Menegat. Cambia gioco sulla destra, ma c'è l'intervento di testa di Caputo da allontanare. Spintonato irregolarmente Ventura. Giallo per il numero 11 Migliaccio, diverbio con Ventura, secondo giallo per l'Avellino, punizione, batta Menegat. Annota il nome di Migliaccio sul taccuino il signor Robilotta, appartenente alla sezione di Sala Consilina. Intanto opportunità per il Frosinone, è pronto Menegatta a battere il calcio di punizione. Attenzione, potrebbe esserci un provvedimento disciplinare ai danni di un calciatore del Frosinone. Dal Mimo l'arbitro ha ravvisato una gomitata rifilata a palla lontana dal capitano Gazzoini. Dunque espulso Gazzoini. Il Frosinone chiude in inferiorità numerica. Gazzoini che ha guadagnato gli spogliatoi. Tra un po' vi diremo chi è diventato il capitano per questi ultimi scampoli di partita. Palla battuta, sfera respinta. Prova a ripartire in contropiede l'Avellino, ora forte della superiorità numerica, oltre che del gol di vantaggio. Lotta Coilo, gli applausi della panchina, l'indirizzo del capitano Biancoverde che è riuscito a guadagnare una rimessa laterale. Vanno giù in due, lascia correre Robilotta. Marchizza aiutato a rialzarsi dall'avversario, rimessa per il Frosinone, ma Marchizza è claudicante, rimane in campo. Rilancio di Ipone. Ventura. In 10 il Frosinone. De Florio il palleggio. Saporito è un muro e si rifugia in fallo laterale. A testa bassa la squadra ospite, nonostante l'inferiorità numerica. Ci saranno 3 minuti di recupero. Intanto il Frosinone provvede ad un doppio cambio.
Il primo calciatore sostituito è Venturini, al suo posto il numero 18 Rosi. Si profilerà il doppio cambio, sì. Ha smesso la casacca anche un altro calciatore del Frosinone. Doppio cambio dunque per la squadra ciociara. Ortensi, maglia numero 16, in campo. Fuori il numero 8, Davide Antonelli. Rimessa in zona d'attacco per i laziali che non si arrendono. Palla in piena area. Allontana in qualche modo Corcione. Coiro non riesce ad evitare la fuoriuscita della sfera. In 10 uomini a testa bassa il Frosinone che non si arrende. Vuole la parità. Allontana Sagna. Menegata di testa. Una serie di respinte. Avellino si arrocca. Ha subito fallo Corcione. Calcio di punizione per la squadra di casa. Siamo nella fase di recupero, 41esimo, almeno altri 120 secondi di battaglia. L'Avellino sta conducendo per una rete a zero. Calcio di punizione che batterà Pone. Palla all'indirizzo di Coglio, anticipato da Marchizza. De Luca allontana ancora Marchizza. È solo il neocapitano Altobello, divenuto tale dopo l'uscita di Gazzoni, espulso per aver rifilato un colpo proibito all'avversario a palla lontana. Con la spalla addirittura Esposito, Tonetto. Intanto è vittima di crampi un calciatore dell'Avellino, trattasi di De Luca. Si continua a giocare, spedisce palla in fallo laterale Corcione per consentire i soccorsi al suo compagno. C'è un po' di tensione in campo, i calciatori biancoverdi chiedevano agli avversari di arrestare il gioco, i quali hanno continuato a correre. Altro tempo che sarà recuperato. De Luca vittima di crampi. Siamo agli sgoccioli. Dario Rocco ne approfitta per effettuare un altro cambio. Dovrebbe entrare sul rettangolo di gioco Vasapollo. Non ce la fa De Luca, numero 10, viene sostituito. Tanto si registra un po' di tensione in tribuna. Speriamo che la situazione non degeneri. Rimessa laterale per l'Avellino. Si continua a giocare. Lotta. Caputo porta a casa una rimessa laterale preziosissima, perché tiene il Frosinone lontano dalla propria area. Lotta Vasapollo. De Florio. La spallata di Saporito. C'è rimessa laterale per il Frosinone. Svetta Sagna. Vasapollo. Migliaccio. Lotta Migliaccio. Tonetto alla meglio. De Florio difende Apuzzo benissimo. Si intestardisce Apuzzo. Rosi. Ventura. Ventura entra in area. Attenzione, la respinta di Pone. Fa suo il pallone il portiere dell'Avellino. Gli applausi dei suoi tifosi e Pone riscatta la leggerezza commessa in precedenza, salvando il risultato.
il triplice fischio del signor Robilotta di Sala Consilina a decretare la fine delle ostilità e soprattutto a decretare la vittoria dell'Avellino sul Frosinone, primo successo della formazione campana in campionato. Il gol decisivo al quarto minuto del primo tempo di Paudice. L'Avellino conquista i primi tre punti in questo campionato, resta a zero il Frosinone. Dal modestico del Cicco di Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Viannone alla telecamera, risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.